Quarta pelle sullo stesso argomento, prego. Grazie Presidente. Apprendiamo con dolore da una nota della Farnesina dell'uccisione di due nostri connazionali in Libia. Siamo vicini alle loro famiglie e siamo vicini alle famiglie di tutti gli italiani ancora oggi nelle mani dei rapitori in Libia e in altre zone del Medio Oriente. Quanto accaduto ci dice che effettivamente la Libia stia vivendo in una situazione fragile ed estremamente delicata. Chiediamo anche noi un'informativa del Ministro Gentiloni con l'attenzione però alla prudenza necessaria per salvaguardare almeno gli altri due italiani ancora nelle mani dei rapitori in Libia, in una situazione in cui non abbiamo informazioni precise e in cui effettivamente bisogna utilizzare la massima prudenza. Grazie. Grazie collega Quartapelle, il collega Palese. Sì, grazie signor Presidente. Sono oltre 10 giorni, cioè, che noi abbiamo espressamente chiesto anche nella conferenza dei capigruppi che il Governo venisse a riferire con informativa urgente su quanto sta accadendo in Libia. Anche noi manifestiamo non solo le preoccupazioni, grande solidarietà nei confronti, cioè, dei quattro, nei confronti delle persone, cioè, comunque coinvolte. C'è grandissima preoccupazione e penso, cioè, che il governo debba, cioè, venire in aula veramente, cioè, ad horas, perché non possiamo apprendere no notizie drammatiche, cioè, così come le apprendiamo adesso, ma anche e soprattutto una serie enorme, cioè, di notizie sui giornali, rispetto a missioni, rispetto anche al Ministro della Difesa che oggi con un articolo, una dichiarazione su Italia Oggi in particolare riferisce che forse noi non saremmo neanche in grado di prendere il comando di questa missione. C'è veramente estremo, c'è bisogno, cautela, grande preoccupazione, responsabilità, l'abbiamo sempre manifestata, ma soprattutto necessità da parte, cioè, del Parlamento di apprendere da parte del Governo realmente qualche situazione, con l'auspicio, cioè, che gli altri due vengono, cioè, al più presto, insomma, liberati. Grazie. Grazie Palese. Frusone. Grazie Presidente. In questi momenti tutte le nostre orecchie tendono a delle notizie, a delle smentite, magari a delle rassicurazioni per quanto riguarda la vita dei nostri connazionali che sono appunto da tempo in Libia. Per questo chiediamo anche noi, ci accodiamo alla richiesta di avere immediatamente il Ministro degli Esteri qui in aula, considerando che questa richiesta è stata fatta anche qualche giorno fa e comprendeva anche la richiesta per la questione Regeni, che a questo punto, considerando la vicinanza dell'Egitto alla Libia, diventa molto